Salve, questo è il canale LH. Oggi parleremo di un giradischi, il Lenco L75, costruito dal 1967 al 1984 in Svizzera e parzialmente anche in Italia. È un giradischi di cui sono stati fatti molti esemplari, alcuni di questi sono arrivati fino ai giorni nostri. Porta evidenti segni del tempo, è un giradischi a puleggia. Quindi ha un motore elettrico in corrente alternata, una ruota che trasmette il movimento al piatto, piuttosto pesante. Il vantaggio, il pregio di questo giradischi è di avere una meccanica molto semplice ma efficace. Inoltre è completamente smontabile. Questo ci consente di prelevare la parte meccanica che ci interessa e di montarla su un telaio alternativo. Un telaio alternativo perché? Innanzitutto questo telaio è un telaio magnetico e con alcune testine MC in particolare può causare dei problemi. In secondo luogo vogliamo un telaio più rigido, quindi lo faremo di inox di spessore 4 mm, questo invece è di 2 mm. E vorremmo isolare il motore dal resto del telaio. Ecco, noi abbiamo tolto il piatto, facciamo vedere com'è il piatto. Perfetto, nonostante gli anni. Questo è il telaio che rimane. È un telaio che dimostra i segni del tempo, per cui andremo a sostituirlo completamente. Però tutti questi accessori, tutta questa struttura meccanica, la preleveremo e la restaureremo. Questo è il retro del giradischi, questo è il motore, corrente alternata, questa è la rotellina che trasmette il movimento al piatto. L'interruttore, l'accensione on/off, il cambio di velocità, questo qua che si aziona da qua. Questo